Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Senso TV, buonasera. Ciao. Siamo rimasti a Saione. Sì, ormai che sarà qui. È un po' che ci dicevano perché non è andata a Saione, perché non è andata a Saione, siamo venuti a Saione. Allora, qui siamo in questa, dobbiamo dire al momento ex scuola materna, perché è chiusa, scuola materna Sant'Antonio, chiusa non da molto, credo. Sì. Via Fabio Filzi, qua circa, quanto sarà stato, 2 settimane fa, erano stati documentati e poi diffusi anche su Facebook gli ingressi e le uscite di Senza Tetto, probabilmente con dei cani, 2 o 3 persone che uscivano e rientravano qua dentro, dove avevano trovato evidentemente un alloggio. Una di queste persone poi adesso pare che abbia trovato assistenza da parte, questo fa onore anche ai cittadini per la solidarietà della zona Giotto, che è stata donata una tenda, vestiti, insomma, immagino anche generi alimentari e via dicendo. Però questa storia ci ripropone questo fenomeno che soprattutto nelle città del nord è purtroppo una realtà che va avanti da anni. Ad Arezzo solo negli ultimi tempi si è verificato, negli ultimi anni, cioè il fatto che edifici o non finiti o finiti o che le aziende sono in fallimento o anche ex edifici pubblici, o in questo caso non è pubblico perché è della curia questo stabile, diventano come dire rifugi di fortuna di persone che vivono ai margini. Quindi in certi casi si tratta di emergenze sociali, in altri casi però possono poi chiaramente occultare anche magari qualche reato, qualche comunque fenomeno di marginalità e di degrado, e sono anche fenomeni difficilmente arginabili. Tra l'altro abbiamo già documentato in Via Libia, no? Come ti ricordi, sì, c'era quell'edificio dove è stato anche sgomberato la polizia, anche qui è intervenuta la polizia municipale che ha sgomberato le persone che erano all'interno. Vedremo. E la proprietà ha murato tutto. Non so se è stato murato, tu dici che è stato murato adesso? Sì, penso proprio di sì, perché sono state murate le finestre. E quindi fa specie che anche quello che è stato un asilo può diventare luogo appunto per chi non ha ma una casa. Ma capirai dove c'è possibilità di poter trovare un rifugio, specialmente d'inverno, così in notti fredde, così chi si trova fuori senza tetto, senza qualcosa sopra la testa e ha queste possibilità, logicamente ne approfitta, non puoi farne a meno che ne possa approfittare, logicamente facendo così come è stato fatto adesso, quindi si salvaguarda il tutto, perché dopo sai benissimo quando vengono così occupati abusivamente in che condizioni vengono conciati, in che condizioni vengono poi lasciati, e quindi hanno salvaguardato il tutto murando e quindi impedendo l'accesso dall'esterno. Insomma, pensare che però anche un luogo che è stato un asilo venga comunque abitato in questo modo, tra l'altro ora questa muratura la stanno facendo proprio in questo momento, la stanno ultimando per sigillare tutto. Esatto, a questo punto qui sicuramente lo mettono in sicurezza e dentro non si potrà più entrare, e andranno in altri posti, perché sicuramente ci saranno altri posti da visitare dove poter entrare e passare la notte. Quindi certo, essere costretti a murare una cosa perché non faccio entrare la gente. Se la vuoi salvaguardare non c'è altra alternativa, vanno tutti chiusi ermeticamente, perché sennò altrimenti non le salvi. Non le salvi, perché loro trovano sempre il modo di poter entrare in un modo o in un altro, quindi va fatto per forza. D'altronde quello è un immobile anche abbastanza di prestigio, sicuramente vorranno farci qualcosa fra po', e quindi quando ci arrivano lo lasciavano aperto, sicuramente lo hanno disastrato. Oggi almeno, quando lo riutilizzeranno un giorno, sicuramente lo trovano così come l'hanno lasciato, questo è importante. Bene, vedete, speriamo a questo punto questo problema sarà risolto, però ovviamente attenzioneremo, come dicono quelli delle forze dell'ordine, anche altri edifici, mi sa anche nei prossimi giorni. Ci vediamo domani. Ciao.